telespettatori dallo Stadio Olimpico in Roma che vi parla di Nicolò Carosio per questo spareggio scudetto tra Internazionale e Bologna. Bologna che gioca con il lutto al braccio per commemorare la scomparsa del suo amato presidente Renato Dallara. Vediamo adesso le formazioni. L'Internazionale si schiera con Sarti, Burnic, Facchetti, Tagnin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Milani, Suarez e Corto. Bologna in campo con Negri, Furlani, Spavinato, Tumburus, Janic, Fogli, Perani, Bulgarelli, Linsen, Haller e Capra. Allenatore dell'Internazionale è Legno Herrera. Allenatore della Bologna Fulvio Bernardini, che è coadiuvato dal suo secondo Marco Sentimenti. Tutto dunque pronto, 51.000 spettatori per 97 milioni di incasso. Arbitro Lobello, ecco adesso il minuto di silenzio per commemorare il presidente Dallara. Comincia Haller all'indietro verso Tumburus, che scambia nuovamente con il campione tedesco Bulgarelli. Avanza Bulgarelli, il tocco per Nielsen. Nielsen, soprannominato Dondolo dai tifosi del Bologna, scambia con Fogli. La discesa del centrocampista fermata da Burnic. Jair, il brasiliano, tocca verso Milani. Ancora Burnic. Burnic lo contrasta Pavirato, il cross del difensore interista, la palla termina ancora ai giocatori dell'Internazionale al limite dell'area. Allontanano i bolognesi. Haller tiene palla in attesa di qualche compagno. Nielsen. Capra schierato al posto di Renna in favore dell'assente Pascutti. Perani, Janic, Fogli. Fase di studio delle due formazioni con l'Inter. Attenzione Nielsen. Haller al limite, il tedesco, il tiro, la grandissima risposta del portiere dell'Internazionale Sarti. Grande occasione per la formazione del Bologna. Bulgarelli. Haller scambia ancora con Bulgarelli, dentro per Nielsen che prova a girarsi, ma Sarti è attento e para. Il rinvio del portiere dell'Internazionale. Corso, lo scambio con Suarez, avanza lo spagnolo. Attenzione Suarez, chiude tutto il difensore bolognese Janic. Burnic alla rimessa laterale. Jair, lo scambio con Mazzola, ancora Jair. Burnic, palla che termina in fallo laterale in favore dell'Internazionale. Lo stesso Burnic a rinvio. Jair, fallo laterale in favore dei petroniani. Fogli, lunghissimo rinvio, conquistano i giocatori dell'Internazionale, ma per pochissimo, perché la palla è ancora del Bologna. Perani, Haller, Marino, Perani, Haller, lo scambio con Bulgarelli, il tiro e c'è il gol del Bologna. Bologna in vantaggio con Giacomino Bulgarelli. Vantaggio a seguito di una bellissima azione, ecco inquadrati i giocatori del Bologna che festeggiano. Rivediamo l'azione da questa inquadratura dall'alto. Allora che sta per cadere, si rialza, il tocco per Bulgarelli che è smarcatissimo di interno sinistro,
mette la palla alle spalle del portiere dell'Internazionale. Esultano sugli spalti i tifosi del Bologna che nel corso del campionato hanno dovuto subire l'onta del doping. È stato poi dimostrato che il Bologna era esente da qualsiasi macchia, da qualsiasi colpa. Ne è quindi venuto fuori la grinta della squadra che nel finale di campionato ha riconquistato la vetta della classifica e per la prima volta nel campionato di Serie A si è dovuto giocare e si sta giocando uno spareggio. Ripetiamo, il Bologna è stato vittima di un caso che fortunatamente è stato risolto. Sono state ristabilite le responsabilità, quella del Bologna era nulla, così come nulla c'entravano. Attenzione Suarez, c'è subito il pareggio dell'Internazionale con Suarez, non ha avuto il tempo di esultare la formazione del Bologna che Suarez ha portato in parità il risultato. Ha sorpreso anche noi, ecco il pareggio dell'Internazionale, molto bella anche questa azione, partita dunque che si preannuncia combattuta. Pareggio dell'Internazionale, Suarez, e vediamo il lancio di Burnic, l'ottimo stop di Suarez e il gol. Vedremo adesso come risponderanno i petroliani a questo pareggio della formazione campione d'Europa dell'Internazionale. Rivediamo l'ottima conclusione di Suarez. E si riprende Helmut Thaler, Capra, Nielsen, avanza Nielsen. È un po' incerto nella sua corsa Helmut Thaler. Perani prova una strana conclusione, Sarti fa un tuffo per i fotografi che per fermare il pallone. Thaler entra per Nielsen, al limite Nielsen, il tiro, lo raggiunge dal Bologna, è stato questa volta Nielsen a portare due le reti del Bologna. Strepitosa la rete di Dondolo, grandissimo gol di Nielsen, Bologna in vantaggio per 2-1, esulta anche il portiere Negri. Rivediamo l'azione, il rilancio di Facchetti, conquista il pallone la formazione bolognese a centrocampo, Helmut Thaler vede libero Nielsen e lo serve, vantaggio del Bologna con Nielsen. Rivediamo da più angolazioni il gol, ecco il rilancio di Facchetti, il colpo di testa a centrocampo di un giocatore del Bologna e quindi Helmut Thaler vede libero Nielsen e lo serve, l'attaccante bolognese non si lascia pregare e realizza il secondo gol della formazione petroliana. Battuto il portiere dell'Inter Sarti. Bernardini e Sentimenti si sono abbracciati a lungo in occasione di questo secondo gol. Burnic. Fogli. Jair. Milani. Milani. Il tiro di Milani, la parata di Negri che combina un piccolo pasticcio e mette un calcio d'angolo. Era riuscito a bloccarla e poi con il piede sinistro mette un calcio d'angolo. Bologna che deve stare attento in queste occasioni. Palla in mezzo, esce Negri, di pugno, allontana. Attenzione, Facchetti, Facchetti, Milani, Timburus, Helmut Thaler.
Mazzola, Jair, avanza Jair, fermato, può ripartire il Bologna. Marino Perani, da questi a Capra, che sta annullando letteralmente Mariolino Corso. Capra deve dare via il pallone, non lo fa, si arrabbiano i compagni di squadra. Palla che termina fuori in favore del Bologna. Capra, Fogli anticipato, Tagnin, da questi in avanti, poi ancora Tagnin, lo scambio con Mazzola. Suarez, c'è spazio davanti a lui, Suarez, chiuso, Helmut Haller a Nielsen, ancora Haller, Suarez, Milani, Burnic, Jair, che intanto dalla panchina Legge Herrera chiede una marcatura più stretta su Haller. Milani, Milani dentro per Jair, Jair lo va a contrastare Pavinato, che risolve una situazione che avrebbe potuto essere complicata per il Bologna. Furlanis, Mazzola, dentro al percorso, Tagnin, ancora Mazzola, Mazzola dentro al percorso, il palo, palo dell'attaccante dell'Internazionale, contropiede del Bologna, Capra, avanza Capra, lo attacca Picchi, palla che termina in fallo laterale. Mariolino Corso ha colpito un palo, attenzione Helmut Haller, dentro per Perani, alza la bandierina l'arbitro, Haller palla dentro e Sarti fa suo il pallone. Corso ha sfiorato il pareggio con un'ottima conclusione, finisce il primo tempo, Bologna 2, Internazionale 1. E riprendiamo il collegamento dallo Stadio Olimpico per questo secondo tempo tra l'Internazionale e il Bologna. Vi ricordo il risultato, Bologna 2, Internazionale 1. Capra, Perani, Haller, Nielsen, chiede palla Nielsen, Helmut Haller, Bungarelli, Bungarelli dentro per Nielsen, Nielsen, Nielsen aveva lanciato, attenzione a questa azione dell'Internazionale, Pavinato, gli porta via il pallone Tagnin, Milani, Milani, Jair, partita con continui ribaltamenti di fronte, attenzione Suarez, libera Tumburu, Nielsen, Bungarelli, il pallone in avanti, ma Picchi chiude l'azione degli attaccanti bolognesi. Tagnin, Suarez, palla dentro verso Corso, Corso il tiro, un altro palo di Corso, Facchetti, incredibile, Corso ha colpito il secondo legno della partita, Mazzola, Inter adesso che si fa più aggressiva, il cross nell'area del Bologna, stop di Capra, Furlanis, Perani, ancora Furlanis, il lancio verso Marino Perani, Picchi, Tagnin, Mazzola, da questi a Suarez, Facchetti, lancio verso Milani,
La va a disturbare Pavinato, palla dentro, attenzione, il tiro e il pareggio dell'Internazionale, 2-2, pareggio di Mariolino Corso. Nel corso, scusate il gioco di parole, del secondo tempo, Capra non ha saputo porre resistenza alla tenacia di Mariolino Corso, che rispetto al primo tempo pare essersi svegliato. Ecco il gol del pareggio di Corso. Ecco che dalla panchina del Bologna si è alzato Marco Sentimenti, è andato a dire qualcosa a Bulgarelli, che poi va a riferire ad Helmut Haller. Molto probabilmente Bernardini vuole che Haller giochi qualche metro più avanti. Ecco il tiro di Corso, marcato da Pavinato. Corso che ha pareggiato con il destro, che non è il suo piede. E si ricomincia. Ferrari, Bulgarelli, da Bulgarelli a Capra, Furlanis, fermato da Sandrino Mazzola. Luisito Suarez per Corso, va via Corso, lo attacca Janic, Furlanis, Tagnin, Mazzola, Corso, Bulgarelli, Furlanis, Capra, Giacomino, Bulgarelli verso Romano Fogli, che scambia nuovamente con Bulgarelli, Helmut Haller di tacco verso Haller. Scusate, verso Bulgarelli, Tumburus, Suarez, Mirani, si sgancia e parte benissimo, Mirani, Pavinato lo ferma, Janic, Furlanis, Guarneri, Jair, Milani, Pavinato, Fogli, Bulgarelli, Helmut Haller, Jair, Burnic, Facchetti, Inter che si difende e riparte con ordine. Ferrari, Guarneri, Burnic, il rilancio di Guarneri, Tumburus attacca Tagnin, Burnic, Suarez, Suarez per Mazzola, esce Negri e fa suo il pallone. Poco meno di 7 minuti al termine, Internazionale Bologna ferme sul 2-2. Haller, Nielsen, Nielsen riesce a conservare il pallone, ma fin quando non arriva Guarnieri e glielo porta via. Jair, Milani, Mazzola, Fogli, Capra, sbagliato il rilancio, quindi ne approfitta l'Internazionale. Mancano ormai poco meno di 2 minuti al termine, risultato sempre fermo sul 2-2. Bulgarelli, Nielsen, parte Nielsen, attenzione Nielsen, Nielsen verso l'area dell'Internazionale, lo scambio con Perani, Helmut Haller, Guarneri, Cagnin, Fogli, porta via il pallone, potrebbe essere l'ultima occasione della partita. Bulgarelli, dentro per Helmut Haller,
e finisce sul 2-2. Ci sarà bisogno di un'altra partita per capire chi vincerà lo scudetto 63-64. Da Nicolò Carosi, tutto lì nello studio. Till he got caught by a touch of class.